settore moda, i sindacati ricevuti in consiglio. I rappresentanti dei lavoratori del comparto in seria difficoltà sono stati ascoltati a Palazzo del Pegaso. Al termine è stata approvata una mozione all'unanimità. Premiato il Centro Sub Alto Tirreno di Massa, il riconoscimento consegnato per i successi sportivi e l'attività sociale ed educativa sul territorio. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, assieme ai membri dell'ufficio di presidenza, ai capigruppi e alcuni consiglieri, ha incontrato a Palazzo del Pegaso i rappresentanti sindacali dei lavoratori del settore moda, esprimendo vicinanza e disponibilità a mettere in campo azioni utili a sostenere il distretto in difficoltà. Al termine, il Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione per programmare interventi di sostegno al settore. Avevo preso un impegno ieri con le lavoratrici, i lavoratori, con i sindacati che hanno scioperato. L'impegno era quello di cercare di uscire con una posizione unitaria che prenda impegni della regione ma che anche chieda impegni al governo. Non è il tempo della campagna elettorale, è il tempo di dare risposte a quelle lavoratrici e quei lavoratori che rischiano davvero di perdere il lavoro. Dobbiamo fare in modo che il governo rifinanzi la cassa integrazione anche dopo le 8 settimane previste per quest'anno. La regione deve costruire condizioni per sostenere le imprese del comparto della moda. Oggi a soffrire di più sono le imprese che lavorano nella filiera più bassa e sono soprattutto quelle lavoratrici e quei lavoratori che rappresentano un patrimonio unico a livello nazionale e internazionale. Compito nostro delle istituzioni è mandare un messaggio forte di unità, così come hanno fatto i sindacati, e sono orgoglioso che l'Assemblea legislativa abbia accolto la mia proposta e l'abbia trasformata in un atto concreto. Sì, un sostegno unanime del Consiglio regionale della Toscana a un comparto, a tante donne e uomini che lavorano in difficoltà in questo momento. Per noi la moda è un settore trainante dello sviluppo economico della nostra regione e come tale va sostenuto con delle politiche specifiche, servono misure di welfare, serve l'aiuto e il sostegno ai lavoratori, è il motivo per il quale Italia Viva e il sottoscritto ha firmato e votato convintamente un documento che va in questa direzione. Sì, ne stiamo parlando in Consiglio regionale e abbiamo presentato un atto congiunto proprio per far fronte ai problemi gravissimi dei lavoratori di questo settore e devo dire mi ha fatto molto piacere ascoltare le parole sia di Forza Italia che della Lega riguardo al fatto, e lo dico in senso ironico, che la Regione debba fare qualcosa, perché queste parole le prendo diciamo come faro nella presentazione della mia proposta di legge di prossima discussione sulla costituzione dei consorzi di sviluppo industriale, cioè la sottoscritta insieme al Presidente della Commissione Sviluppo Economico e al Partito Democratico nella persona del suo capogruppo Vincenzo Ceccarelli ha portato alla redazione di una proposta di legge che cerca proprio di dare una proposta, una risposta ai settori in crisi, a cominciare dall'automotive, ma teniamo ben presente che quello che ci aspetta è una stagione di grandi crisi industriali, perché appunto il mondo sta attraversando una grande crisi dovuta a molteplici fattori, quindi coloro che oggi auspicano un intervento della Regione in proposte, oltre che nel cercare di tamponare la crisi attuale, spero che li vedrà concordi nell'approvare una proposta di legge che offre appunto una cornice legislativa capace di dare delle risposte a delle crisi aziendali. Sì, un dovere politico da parte di tutte le forze politiche che rappresentano il Consiglio regionale, un dovere dopo aver ascoltato ieri i sindacati, un dovere che arriva però da lontano perché la seconda commissione su mia sollecitazione si era già occupata più volte della crisi del settore, aveva avuto modo anche di udire gli assessori ed iniziare un percorso appunto per cercare di dare un contributo attivo e fattivo su questa crisi.
una mozione appunto che va su due binari paralleli, il binario del breve periodo e quindi senza far nascondere quello che deve fare il governo e quindi oltre alle 8 settimane di cassa integrazione che ha già confermato per il 2024, fare un ulteriore passo in avanti anche per il 2025, quindi un ulteriore aiuto per tutte le imprese e quei lavoratori che in questo momento non sanno quale sarà il proprio futuro. E poi anche un settore più a lungo termine, oltre a quello della formazione, oltre a quello del lavoro, quindi oltre a tutte le competenze regionali, più a lungo termine la Regione Toscana deve guardare alla tutela del marchio Made in Tuscany, a degli investimenti affinché ci siano delle aggregazioni di impresa per far sì che le imprese siano più forti in un settore che in questo momento purtroppo è attaccato alle crisi nazionali, attaccato alle crisi internazionali, attaccato al tema della guerra, al tema dell'energia e poi anche quello dei comunicare e portare lontano quello che è il Made in Tuscany, quello che è il bene più prezioso che noi abbiamo, il nostro artigianato, la tutela delle nostre aziende, di un settore ed un comparto che è fondamentale per l'andamento e lo sviluppo di tutta la Toscana. Quindi stare al fianco dei lavoratori e delle imprese, ma guardare anche lontano, accompagnandole in uno sviluppo in termini anche di bandi europei, in uno sviluppo di aggregazione e in uno sviluppo più comprensivo di quello che è tutto il mondo imprenditoriale toscano, per guardare lontano e sperando che questa crisi si risolva nel più breve periodo possibile. Credo sia stato un bel gesto la capacità della politica di unirsi dopo aver ascoltato i rappresentanti dei lavoratori del settore moda che ieri manifestavano per cercare di sostenere questo settore e cercare di aiutare le imprese a superare questa crisi e quindi a continuare a dare occupazione. La sintesi di questa collaborazione, che ha visto un voto unanime di tutto il Consiglio, è racchiusa in un documento dove, accanto alla solidarietà ai lavoratori, si richiede un impegno forte alla Regione Toscana per quanto riguarda le sue competenze, vale a dire le politiche attive, quindi tutte le misure atte a sostenere l'innovazione di processo, a sostenere la possibilità di aggregazione delle imprese, quindi a creare le condizioni affinché il prodotto che loro offriranno al mercato possa essere un prodotto che recupera competitività. Le altre richieste invece sono rivolte al governo e sono richieste che riguardano il prolungamento degli ammortizzatori sociali, l'allungamento e l'allargamento a tutti i lavoratori della filiera della moda, della possibilità di avere cassa integrazione, il favorire e mettere a disposizione strumenti di sostegno al credito per quanto riguarda le imprese che si trovano in difficoltà, la creazione di un tavolo fra il Ministero delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro. Quindi direi che su questo c'è stato un'unione di intenti e credo che sia doveroso nel momento in cui c'è da difendere e cercare di creare le condizioni per il rilancio di un settore che per quanto riguarda la Toscana è fondamentale. Sono oltre 110.000 gli occupati, ma soprattutto la moda è anche quel brand che fa conoscere la Toscana nel mondo. Quindi speriamo veramente che a questa unità di intenti seguano poi anche delle misure concrete che sono racchiuse nelle richieste che abbiamo fatto attraverso questo documento. Sì, noi ci aspettavamo intanto che fosse presente l'assessore Nardini, la quale non interpreta il proprio ruolo facendo opposizione al governo, ma noi non pensiamo che sia quella funzione un assessore regionale al lavoro che dovrebbe occuparsi di questa crisi
venendo a dirci quanti soldi ha messo in campo la Regione Toscana per contrastare la crisi del settore moda, che è un settore strategico a livello regionale, quali iniziative da un punto di vista di formazione, da un punto di vista di permettere alle aziende di poter rimanere insediate sul nostro territorio. L'assessore fa o tenta di fare il parlamentare di opposizione, ma il suo ruolo, ahimè, ai noi per la Toscana, è un altro, è quello di governare questa regione. Dopodiché noi diciamo che se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche importanti. Il settore soffre sicuramente di una crisi che viene da fuori, di una crisi internazionale, ma le aziende del settore moda sono arrivate a questa crisi fiaccate da una concorrenza sleale fatta da tantissime aziende abusive, da tantissimo sommerso che succedeva nel bandone accanto. Nelle aziende italiane si rispettavano leggi, regole, regolamenti, leggine, norme e via dicendo, e nel bandone accanto c'era chi poteva fare le stesse cose, concorrere sullo stesso mercato, infischiandosene di quelle regole, calpestando qualsiasi norma sui diritti dei lavoratori. La sinistra, i sindacati se ne sono dovuti accorgere quando ci sono stati pestaggi per mano dei picchiatori mandati da alcuni datori di lavoro. In questi anni non si erano accorti di quello che stava succedendo nella Piana Fiorentina, a Prato, nelle zone del tessile e della moda. Ecco, se siamo arrivati a questo punto ci sono delle responsabilità politiche ben definite che hanno un nome e un cognome, si chiama sinistra, si chiama Partito Democratico, significa aver girato la faccia dall'altra parte in tutti questi anni nei quali le ditte italiane del settore moda venivano fiaccate, devastate da concorrenza sleale che veniva fatta nel bandone accanto. Il Consiglio regionale della Toscana ha conferito una targa al Centro Sub Alto Tirreno di Massa per l'eccellenza tecnica e la dedizione sportiva, culminate nel titolo di campione d'Italia di fotografia subacquea nelle edizioni 2022, 2023 e 2024 e per i suoi oltre 40 anni di attività sociale ed educativa sul territorio. A consegnare il riconoscimento al presidente del Centro Sub Paolo Scalfo, il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. Presenti tra gli altri i sindaci di Massa Francesco Persiani e di Lastra Assegna Emanuele Caporaso. Un mondo unico, un punto di vista differente, ho voluto davvero questo riconoscimento perché insomma essere per 3 anni di fila, 2022, 2023, 2024, campioni italiani dà il segno di un impegno, di un lavoro, di una profondità nell'allenamento, di una capacità di saper leggere prima quello che accade, insomma ho voluto ringraziare davvero tutti i presenti perché è un modo per portare in alto il nome della Toscana attraverso delle immagini uniche che avremo modo di apprezzare tutti in una bellissima mostra che faremo il prossimo anno in Consiglio regionale. Con il consigliere regionale Giacomo Bugliani parliamo di un riconoscimento, un premio, un'eccellenza della provincia di Massa che si occupa di una cosa bellissima come la fotografia subacquea. Una bella notizia per la provincia di Massa Carrara e per la città di Massa, quella di questo riconoscimento che viene dato al Centro Sub Alto Tirreno, una realtà che è attiva nel nostro territorio da oltre 40 anni, fin dal 1983, e che oggi finalmente viene riconosciuta anche per l'alto valore culturale che esercita e la funzione didattica che svolge nel nostro territorio. L'aver conseguito per 3 anni consecutivi un riconoscimento di livello nazionale sulla fotografia subacquea è sicuramente un motivo di onore anche per il Consiglio regionale della Toscana e quindi io trovo assolutamente opportuno e doveroso che in una sede istituzionale come questa si celebri una realtà come quella del Centro Sub che ha una caratteristica particolare, quella di anteporre in tutto ciò che fa il senso del volontariato, della dedizione e della passione, perché tutto ciò che anima l'associazione che si muove dietro il Centro Sub è proprio la passione per il nostro mare, la passione per il nostro territorio ed è veramente un'attività di puro volontariato che però si traduce in un'importante funzione sociale per il nostro territorio. Diciamo che sono bravi,
sono molto bravi, ma bisogna anche dire però che è una storia che parte da molto lontano, nel senso che il Centro Subalto Tirreno esiste da oltre una quarantina d'anni e abbiamo creato un po' una scuola, voglio dire, sicché ora qui stiamo festeggiando gli ultimi 3 anni, ma voglio dire, ma in seguito sono stati collezionati tutta una serie di titoli molto, molto importanti, sia nell'individuale che nel societario, sicché è una grande società, io sono orgoglioso di rappresentarla. Com'è nata? È nata da quando ero piccolo, mi piaceva il mare, quando andavo in vacanza con i nonni, stavo più nell'acqua che sulla spiaggia e poi da lì ho cercato di portare delle passioni che avevo per il mare con la fotografia insieme, quindi sono arrivato a questo punto. Allora, il motivo per cui ho cominciato a fare le foto sott'acqua è che sono un appassionato dell'ambiente marino e fare le foto mi permette di rivivere le emozioni che vivo sott'acqua anche oltre l'immersione e condividerla con le persone. Assolutamente sì, ma è un'eccellenza già da diversi anni. La foto sub in federazione è un fiore all'occhiello, devo essere sincero, da quando rivesto il ruolo da responsabile ci hanno abituato veramente bene, vincono in continuazione e soprattutto io tengo a precisare, lo dirò anche dopo, che sono grandi atleti ma soprattutto grandi artisti, perché le foto che fanno sono veramente bellissime. Vogliamo unire proprio questi due aspetti, perché sono sia degli atleti sia devono avere una sensibilità per rubare uno scatto sott'acqua, che è una cosa anche difficile. Difficilissimo, loro hanno tanto occhio, sono bravi, sono abituati e sicuramente il loro servizio a volte viene destinato anche a tutti gli enti per le varie mostre, le varie situazioni e soprattutto anche per scoprire situazioni nuove che sono nel fondale.